Beh, intanto hai sprecato delle energie e questo andrà a compromettere il tuo proseguimento del video. Non penso proprio. Mi sono vestita con questa tuta per far capire che sono una persona ginnica. Comunque, ciao a tutti ragazzi, siamo Mirko e Alice e oggi sarà una nuova challenge in cui ovviamente Alice perderà come al solito. Allora, in questa challenge andiamo al nord dell'isola e dobbiamo, insomma... Sapete che sono tirchia, quindi vincerò io. E dobbiamo spendere il meno possibile. Chi spende meno possibile vince, quindi io. Peccato che ho già fame. Saranno le 9, le 10 di mattina. Che ore sono? Io ho già fame. Anch'io. Iniziamo ad andare, dai. Aspetta, colazione è inclusa nella challenge? Guarda perché risparmio, ma questa sarà la mia colazione. No, non puoi. No, non puoi. No, le cose che abbiamo non vale. Perché? No, ascoltami, la challenge è fatta apposta per mangiare cose e da comprare. Se tu mangi quello lì, poi ovvio non hai più fame. No, posa la banana. Posala. Poi stasera controlleremo che sarà ancora qui questa banana. Se non ci sarà più, veramente mi arrabbio, eh. Ok, dai raga, andiamo che ho fame. Andiamo. Allora ragazzi, abbiamo deciso di non fare colazione. Esatto, siamo qui a vedere un pochettino di cose per farci del male, perché ovviamente non potremo comprare niente. Guarda che carina questa vestaglia da notte. Ti stavo dicendo che bella sta maglietta. Veramente? Tu. Sì, è carina. Beh, pessimo gusto di Alice, ormai è risaputo. Comunque, raga, io penso di fare un salto temporale, arrivare già a ora di pranzo, perché altrimenti qui i soldi si sperperano. Raga, siamo dentro un centro commerciale, sto cercando delle patatine, non patatine fritte, le patatine da mangiare. Penso che userò quelle e mi sazierò solo con quelle per tutto il giorno. Non vale. Vincerò questa challenge. Allora raga, abbiamo parcheggiato nei sotterranei del Lidl e dovete capire che sto già morendo di fame e penso che un pacchetto di patatine non mi basti. Prenderò ovviamente le più scadenti. Eccoci qua, Mirko, che cosa hai deciso di prendere? Allora raga, le più economiche sono queste, 65 centesimi, anzi scusa, raga, 52! Raga, 52, ma sembrano buone, sembrano di qualità, raga, guardate. Sì, è vero, sembrano economiche. Però cioè tu quindi farai... Ah, tu non puoi copiarmi, la regola è che lei non mi può copiare. Io ho preso queste, tu devi prendere un'altra cosa, per forza, è vero? Sì, è vero, ok, non ti copio. Ok, raga, io con 52 centesimi oggi camperò. però prenderò anche un'acqua perché ho sete, quindi andiamo a trovare dell'acqua proprio più scadente che c'è. Allora Mirko, che acqua hai deciso di prendere? Non capisco niente. Devi prendere la più economica, acqua, Mirko. Acqua de Manantial. Qual è? Quella de Manantial? Non c'è, mi. Prendiamo queste 6 e le dividiamo 3 a testa, ci stai? Ok. Raga, godo tantissimo. Alice ha trovato le gallette come nell'altra challenge, però... Ops, costano di più delle mie patatine. Cavolo, costano veramente di più. Ops, Alice, costano... Quanto costano? 99. Mi dispiace, Alice. L'altra volta a Berlino ti sei fatta la figa, no? Per chi non avesse visto la challenge ve la lasciamo in scheda. Con le gallette di riso che ha vinto la challenge. Ora ho perso. Raga, sta cercando da un'ora la cosa più economica, ma non ha capito che le mie patatine sono la cosa più economica. Beh no, ci sono questi biscotti, ma non penso che tu per tutto il giorno mangerai biscotti, cioè sono le mezzogiorno. Che ne dite? Ma tu secondo te puoi fare pranzo, merenda, cena con quello lì? Fai pure! Questa challenge hai perso, mi dispiace Alice. Raga, quali hai preso? Questi. 1,59 euro. Oh Alice, sei fuori. L'acqua. Alice, stai perdendo già di un euro contro... Cos'hai da dire? Ve lo giuro che non pensavo di perdere così malamente. Perché poi Mirko ha usato la mia tattica, perché sono io che di solito vengo al supermercato. Vabbè, comunque Alice non è ancora finita la giornata, è mezzogiorno, dai, andiamo. Alice, ti ho visto. Che cosa? Ti ho visto. Ma questa me la regalano. Te la regalano, vero? Sì, me la regalano. A quanto ammonta? 1,45. Adesso poi vedremo nello scontrino se è veramente 1,45. Raga, ci vediamo dopo con lo scontrino. Cosa c'è, Mirko? Ragazzi, ci hanno scammati. Ci hanno completamente presi per il culo, perché io avevo letto, sbaglio, avevo letto 52 centesimi. È vero, ho letto anch'io. Invece no, perché le patatine mi sono costate la bellezza di 99 centesimi. Quanto hai speso in tutto tu? Allora, raga, io ho fatto 99 centesimi di patatine più 51 centesimi di acqua, tre acque, perché sono 3 e 3. Giusto. Per un totale di 1,50 euro. Sì. E adesso facciamo il costo di Alice. Vai, fallo. Allora, io ho speso la metà di Mirko, ovviamente dell'acqua, quindi 51 centesimi più
La mia birra, questa qua. Beh, assolutamente essenziale. È necessaria, esatto. Necessaria. Soldi completamente buttati. Grazie Alice per avermi fatto vincere questa challenge. 1,45. E qui siamo già 2,47. Ok. Più i biscottini, 1,59. 1,59. 4 euro. Ops. No, allora io dico che la giornata è ancora lunga. Siamo a mezzogiorno. Appunto. E tu mangerai solo i dolci e berrai solo birra? Ho anche 3 acque. Vabbè, non è che ti sfami con l'acqua, semmai ti dissedi. Mangio già subito un bel biscotto. Raga, voi non potete capire, sto morendo di fame e non vedo l'ora di mangiare. Quindi appena staccherò la ripresa, proprio assalirò con le patatine. Ma vuoi assaggiare anche tu? No, io voglio mangiare le patatine. Ma tu veramente ti sazi tutto il giorno con dei biscotti? Sembrano buoni, cavolo, adesso me li mangio anch'io. Me ne dai uno? No. Ragazzi, Alice sta già bevendo i suoi 51 centesimi. Buoni? Sono buoni? Raga, io sto mangiando i miei 99 centesimi. Tra l'altro ho aperto la busta, erano mezze vuote, dai, oh, ma che ladri. Guarda, ce ne sono metà. Ragazzi, 10 punti in meno Grifondoro. Attribuisco al Grifondoro 60 punti. Volevo dire che siamo talmente affamati che stiamo mangiando in un parcheggio di sotterraneo di un supermercato. Allora, ragazzi, giretto in un centro commerciale, giusto per farci ancora male, io porto qua il mio tesoro. Siccome lo porterò e lo custodirò, tra l'altro come potete vedere è già a metà. Cerchiamo di non farci male. Alice si è portata i biscottini. E cosa devo fare? Quello ho comprato. E la birra l'ha lasciata in macchina perché dice che la berrà stasera. È ovvio che se ho poche cose me le devo suddividere bene tra il pranzo e la cena. Altrimenti poi stasera a cena cosa mangio? Ruberò le patatine a Mirko, quasi sicuramente. Mamma che buone. Io mi sto saziando più di lei e ho speso meno di lei. Conoscendoti potresti fare pazzie. No, se vedo il McDonald's mi come si dice, mi ispira. Sì, però ti trattieni, spero. Cioè, ragazzi, l'ha appena detto, guardate, sono davanti al Mac. Assurdo. Trattieniti. C'è un problema, raga. Guardate. È quasi vuota. Alle 20:44 io ho già finito queste e ho ancora fame, quindi penso che cederò con qualcos'altro. Tanto sono ancora in vantaggio di 3 euro io, se non sbaglio. Ho capito, però no, non puoi fare il furbetto così tu, Non mi fai il furbetto, sono in vantaggio. Tu hai comprato la birra. Secondo me al Mac ci sono quei panini tipo che costano 1,20 euro. Andiamo al Mac? No? Dai, va bene. No. Oh, vedremo. Mangiatore di patatine. Le patatine di una volta, indimenticabili. Torniamo a allora, casa. Allora, raga, torniamo a casa perché ormai, come potete vedere, è il crepuscolo, è tardi. E quindi torniamo a casa a digiuno. Però io, raga, penso che comunque quella banana che era a casa, no, caro, la mangerò. Almeno la dividiamo perché sto... Non è che sto morendo di fame, però io l'idea di andare a dormire così mi turba, non ce la posso fare. Quindi direi che mezza banana è più che sufficiente. Che cosa ridi? Brava Alice, beviti i tuoi 4 euro lì. Oh, è 1,50 euro. 1,50 euro, buzzetto. Ho paura di sbrodolarmi. Buzzetto. Allora, è una birra con la fragola e il limone. A parte che già una birra con la fragola e il limone non è una birra, ma è una bevanda per bambini piccoli. E infatti. Posso bere gentilmente? Tieni. Assaggiamo. Buono questo succo di frutta, spettacolare. Stupido. Buono. No, secondo ragazzi, me mi hai tagliato la faccia, scommettiamo. Non ti ho tagliato la faccia! Buono questo succo di frutta, spettacolare. Obiezione, vostro onore, chiede la cancellazione. Oh. Cosa stai facendo? Cosa credi di fare con quella banana? Allora, ragazzi, come potete vedere, io non l'ho ancora mangiata. A parte che sta diventando carbonizzata questa cosa. Comunque, guardate, sono le 22:58. Sì. Perché poi in realtà noi potremmo eludere il sistema, no? Quindi quando stacchiamo noi possiamo fingere e mangiare altre cose. Però siccome noi non riusciamo a fare le cose per finta, dobbiamo soffrire. Mirko, alla fine l'ha aperto la banana, Ragazzi, è con immenso piacere che vi annuncio che ho vinto la challenge. No. Sì, anche se voi ora scriverete tutti: stai barando perché ti mangi la banana. Non è che sto barando, è finita la challenge ormai, ragazzi. Manca un'ora alla mezzanotte. Quindi io ho speso in totale, vedrete qui la grafica,
la bellezza di 1,50 euro in tutto il giorno, mentre lei ha speso 4 euro e qualcosa. Vedete anche qui la grafica. Penso che questo sia record del mondo, anche se in realtà non è proprio 1,50 euro, perché è come se avessimo speso la benzina per andare al nord. Niente ragazzi, io adesso invece mi finirò la mia birra. Dai Mirko, cosa fai con sta banana? Mangiatela dai. Finalmente ha mangiato qualcosa dopo tutta la giornata. Che bontà. E a mezzanotte potremmo mangiare anche i cereali. Ma che mezzanotte, io mangio adesso, okay. C'è, la challenge finisce qui, ciao a tutti. Ciao ragazzi. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Le giornate, la coppia che scoppia. Sono come noi, la vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.